giorno sul podio della settimana l'ETF emesso da Deutsche Bank, che punta sulle azioni del mercato messicano, e l'ETF è controllato da Lyxor, costituito dalle più grandi società nel settore dei viaggi e del tempo libero in Europa. Registrano una performance negativa l'ETF gestito da Lyxor, che misura la performance delle 20 azioni turche con la maggiore capitalizzazione e liquidità, e l'ETF gestito da iShares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF di Deutsche Bank, che punta sulle società che presentano ottime performance ambientali, sociali, di governance e una bassa esposizione all'anidride carbonica, e l'ETF emesso da Amundi, che investe sulle società che operano in un'economia a più bassa intensità di carbonio. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF emesso da Amundi, che offre un'esposizione agli 80 titoli più importanti appartenenti al settore del lusso. Forte interesse per l'ETF controllato da Deutsche Bank, costituito dalle azioni di 23 paesi sviluppati. Invito all'acquisto per l'ETF di iShares, composto da 50 titoli azionari con rendimenti da dividendo fra i più elevati, quotati nel Regno Unito.